Della proprietà popolare della moneta. È bastato questo cenno che lui ha fatto nella campagna elettorale per fare raddoppiare i voti al DS e solo a Guardia Grele. Quindi è stato un sintomo importantissimo. La gente vuol dire che ha cominciato a capire, ha cominciato a ragionare. Per quanto riguarda poi la seconda domanda che mi è stata fatta, è la domanda relativa all'ammontare dei tassi di interesse. Vede, quando noi parliamo del tasso di interesse, guardiamo il dettaglio, non guardiamo la pagliuzza, ma non guardiamo la trave. Qua noi dobbiamo capire che il 7-8%, che è certamente un interesse che forse entro certi limiti, in certi casi può essere considerato anche ragionevole, ma quello che noi ci dimentichiamo non è il 2, 3, 4 punti in più o in meno, ma ci dimentichiamo il 200% che è il costo del denaro. All'origine, all'atto dell'emissione, la banca centrale carica il costo del denaro del 200%. Perché? Che la banca diceva prima, il valore della moneta basa sulla riserva. Siccome la riserva è mia, la moneta è mia, quindi all'atto dell'emissione io ti posso prestare denaro perché il valore del denaro è commisurato al valore della riserva. Abolita la riserva dal 15 agosto del 1971, anche nelle transazioni internazionali, con la fine degli accordi di Bretton Woods, qua la riserva non c'è più, quindi non è più il valore creditizio della moneta, ma un valore convenzionale, si è sostituito al valore della fede di deposito, della cambiale, perché prima era come un titolo di credito rappresentativo della riserva. A questo valore creditizio si è sostituito il valore convenzionale, come quello del francobollo d'antiquariato. E allora questa sostituzione che cosa ha causato? Ha causato che la banca non può più dire la moneta è mia, quindi te la presto, ma l'atto dell'emissione deve dichiarare la moneta è tua e quindi te la credito. La riserva è stata sempre una favola, non è stata mai rispettata, però almeno era un tentativo di giustificare l'emissione della moneta mediante prestito. Era un tentativo, e anche Barucci ha detto, è un debito inesigibile perché la riserva è congelata, quindi il debito che sta incorporato la cambiale monetaria è una falsa cambiale, perché il debito inesigibile non è concepibile dal punto di vista razionale. Io posso ammettere che la cambiale non si paghi se uno non può pagarla, ma non posso ammettere che per legge si stabilisca che una cambiale non si deve pagare, come è avvenuto col corso forzoso della moneta basata su una sulla favola della riserva. Comunque, abolita la riserva, la banca non può più dire la moneta è mia, perché prima lo poteva dire, qua dice la riserva è mia, era un pretesto, ma era un certo tentativo di giustificare questa emissione in prestito. Con la fine abolita la riserva, questo non si può più dire. E allora che cosa abbiamo? Abbiamo che è certo, è dimostrato storicamente, oltre che scientificamente, che il valore della moneta è creato da chi accetta, quindi va accreditata a chi accetta, perché a chi accetta va riconosciuta la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Questo mio ragionamento è un ragionamento che è stato affrontato in modo molto furbo, molto capzioso, dalle scuole inglesi, i quali hanno detto ma in fondo la moneta è neutra nello scambio, perché quello che conta è lo scambio di merce contro merce, la moneta non vale nulla perché un pezzo di carta non è. Questo ragionamento non è valido, perché se fosse vero la teoria del neutralismo monetario, per noi dovrebbe essere indifferente avere denaro in tasca o non averlo. Questo ragionamento porterebbe pure alla conclusione che i ladri di denaro dovrebbero essere messi in libertà, perché avrebbero rubato nulla, se è vero che la moneta è il nulla, come dicono appunto queste scuole di monetaristi. E allora noi dobbiamo cominciare a capire che il valore della moneta è un valore indotto, l'indotto è un valore convenzionale, e il valore è una dimensione del tempo, non è mai una proprietà della materia, quindi non sta nello spazio ma nel tempo. Questo fatto ci fa capire che, come io, se ho una penna
La penna per me ha valore perché prevedo di scrivere, così la moneta ha valore perché prevedo di comprare. La previsione è il valore del bene. Questa previsione cambia a seconda dello scopo al quale il bene è destinato. Quindi questa formula che noi abbiamo evidenziato ci fa capire che noi questo valore convenzionale... Pronto? 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 Sì. Sì, salve professore, sono sempre io. Sì. Ho chiamato prima. Ecco, io ho sentito le sue risposte e volevo puntualizzare una cosa. Dato che lei mi ha detto prima che voi vi siete, diciamo, ormai inseriti in quasi tutti i partiti. Sì. Ecco, secondo lei queste persone che appartengono o a destra o a sinistra, che sono imprenditori e che hanno tutti gli interessi di far rimanere la cosa come stanno, secondo lei le possono dare sinceramente una mano? E perché non scende subito in campo formando un partito politico? Secondo me è il momento giusto per scendere. Parte con questi... Poi ecco, c'è da dire anche che molte persone sfruttano le ideologie dei partiti per andare avanti per loro. Quindi io direi una cosa, ridare veramente la moneta al popolo, con lei a capo e con le sue persone fidate, in modo tale che il cittadino, la brava persona, riacquisti fiducia nella giustizia, nel governo, perché dato che lei mi dice che è una cosa illegittima, non è giusto, e voglio adesso dare questa una risposta. Grazie e buona serata. Guardi, io ti dico subito, l'idea è un'idea ragionevole e non è che è fuori luogo, perché noi partiamo da una base che è quella di aver indicato lo scopo che vogliamo raggiungere, quindi questo ci consente di aprire un dibattito, un dialogo con la base elettorale in modo organico. Ma ecco, voglio dirvi questo, noi parliamo della moneta. Pronto? Professore, buonasera, sono Chiti. Sì. Ci siamo sentiti qualche altra volta nelle vecchie trasmissioni che lei faceva qualche tempo fa. E io mi volevo associare proprio con lo spettatore che ha appena telefonato. Sì. Perché io ritengo che una rivoluzione non possa passare attraverso il governo che regge il potere. Cioè, non è mai esistita nella storia una rivoluzione fatta in combutta o in collegamento con il potere che regge il potere. Cioè, lei deve in ogni qualche maniera scrollare il potere che detiene anche la moneta. Ora, farlo associandosi a forme di potere o di governo mi sembra una strategia che già in partenza è perdente. La vera rivoluzione va fatta dal basso, visto che lei sta predicando poi il suo credo al basso, ovvero al popolo, moneta al popolo. Lei non sta predicando la moneta a un pubblico di tra virgolette, insomma, industriali. L'industriale sta bene così com'è. Posso rispondere? Ecco, allora, innanzitutto io sono d'accordo con, e qualora lei fondi un eventuale partito, una forza rivoluzionaria all'interno dell'attuale sistema e si vada a contrapporre al sistema già esistente, al mio appoggio. La ringrazio, buonasera. Grazie. La ringrazio perché il suo intervento è stato molto intelligente e molto valido. Vede, io voglio dire questo, a noi quello che interessa è che non si debba fare politica nella qualità di cameriere dei banchieri, questo è il punto centrale. Oggi il politico fa il cameriere del banchiere non perché ha animo servile, ma perché non ne può fare a meno, perché le regole del gioco non consentono altrimenti. Perché quando oggi uno vuole fare politica, la politica costa. La politica vuol dire giornali, televisione, stampa, comizi, viaggi, manifesti. E quindi non è una cosa da poco. E allora noi che cosa abbiamo pensato?
Noi possiamo fare un'alternativa politica solamente se prima di tutto abbiamo la potenzialità monetaria per farlo. Ecco perché noi abbiamo programmato il CIMEC, perché il CIMEC, che è stato riconosciuto come strumento valido, come valore indotto, riconosciuto ormai anche dall'amministrazione della giustizia, perché abbiamo vinto la causa davanti al tribunale, al tribunale di Chieti, quando noi abbiamo adesso questo strumento, io che cosa voglio? Voglio realizzare concretamente una potenzialità monetaria, in modo che questa moneta sia proprietà e non debito del portatore. Se io sono debitore nella qualità di leader politico, come oggi tutti i politici sono debitori verso...